Orientamento alle lauree in scienze agrarie, alimentari, animali, enologiche, forestali e gastronomiche. Giovedì 8, venerdì 9 febbraio, il kick-off meeting programma ministeriale per l'orientamento e il tutorato, la due giorni scientifico-didattica all'Università degli Studi del Molise. L'Unimol ha accolto referenti dei 33 Atenei partner per l'incontro inaugurale del progetto, invitati a Campobasso dal coordinatore nazionale dello stesso, il professor Angelo Belligiano, presidente dei corsi di laurea in scienze agrarie nel Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Ateneo. Sì, l'orientamento è determinante perché aumenta la consapevolezza degli studenti nella scelta che sarà determinante per la loro vita. Molto spesso incontriamo studenti che hanno motivazioni scarse, non sufficienti e soprattutto sono poco orientati, per cui l'assenza di orientamento molto spesso produce peggioramenti nelle performance che potrebbero portare a desistere dal proseguire nel percorso universitario. Bene, il progetto che coordino vede la partecipazione di 34 Atenei italiani, mira proprio ad aumentare quella consapevolezza, ad aumentare anche come dire, l'autostima degli studenti rispetto alle proprie conoscenze e competenze, individuando senza rimuovere il problema dell'eventuale deficit di conoscenza o di competenze, ma agendo precocemente affinché queste criticità possono essere affrontate già durante il percorso scolastico per evitare che poi le stesse rappresentino un ostacolo insormontabile per proseguire nel percorso universitario.